Prima di partire ci sono degli spoiler, perché vi sto per dire come finisce la questline di Claire, la barista dell'Afterlife, per intenderci quella che vi fa fare le gare in macchina. Dopo avervi raccontato la storia di suo marito e di come è morto, vi chiederà una mano ad uccidere Samson. Voi da qua dovete iniziare ad avere qualche dubbio, quindi ditele che vincere è il vostro unico obiettivo. Se Samson muore secondo le regole, va bene. Ma non ti aiuterò a giustiziarlo. Durante la gara o state dietro Samson oppure, come ho fatto io, rallentate nel momento in cui Claire vi dice che ha un problema, perché Samson dopo poco prende un bivio e si va a schiantare. Ha un problema all'auto, sta rallentando. Seguilo, non fartelo scappare. Dai, che ce la facciamo. E noi uno dea. Mentre aspettiamo il gioco di Samson, vi ricordo che ho messo qua su YouTube degli altri video riguardo Cyberpunk sul come vincere degli scontri corpo a corpo o trovare altre macchine gratuite, e ne arriveranno tanti altri. Oppure mi trovate su Discord e su Twitch, i link sono qua sotto in descrizione, se volete venire a parlare sia di Cyberpunk che di quello che volete. Torniamo al video. Durante il prossimo dialogo dovrete fare di tutto per evitare che Claire ammazzi Samson. Quindi dovete ascoltare che cosa ha da dire e poi dire a Claire che forse suo marito non è morto per colpa sua e che comunque ucciderlo non risolve niente. È questo che dovrei fare? Sì, Claire, lo lascerai andare. Finito il tutto, Claire si imbruttirà un po', vi dirà che smetterà di correre per sempre e vi lascerà la macchina. Stessa cosa che avrebbe fatto se le aveste dato una mano a uccidere Samson. Quindi perché non ucciderlo? Perché dopo un po' di giorni, in game ovviamente, Samson vi chiamerà e vi regalerà anche la sua macchina. Visto? È tua. Cosa? Mi stai dando la tua auto?